Mi chiamo Massimo De Rosa e fra 14 anni compio 60 anni, per la Fornero 55. Nella vita sono sempre stato un trafficone e adesso ho problemi di circolazione e questo negli anni mi ha causato dei gravi disturbi fisici. Ad esempio, ogni volta che devo fare pipì, sento che lo stimolo mi parte dal piede. Avrò sicuramente una vescica. Per problemi di stitichezza, il medico mi ha consigliato fibra e ha ragione. È tutt'oggi che l'ascolto e fa cagare. Esco, cerco un locale per mangiare qualcosa, ma sono tutti pieni. Alla fine mi invento che sono un ginecologo e un buco me lo trovano. Per fare bella figura alla mia ragazza, una volta mi sono messo un preservativo ritardante e lei si è incazzata perché sono arrivato in ritardo all'appuntamento. La mia prima moglie è morta, la mia seconda moglie è morta, la mia terza moglie non fa l'amore, si tocca. E così sono andato a comprare una bambola gonfiabile. La porto a casa, comincio ad accarezzarla, ma lei niente. Comincio a baciarla, ma lei niente. Due sono le cose. O mi hanno fregato e mi hanno venduto una lesbica, o questa si dà troppo le arie. Ma nella vita ci sono dei problemi seri. Ad esempio, se tutti questi immigrati continuano a venire in Italia con i gommoni, si cancellerà il Mediterraneo. La carne fa male. La carne fa male. Si dice che la nuova frontiera del cibo sia mangiare cavallette. Bene, salterò i pasti. Signori della corte, ma il pandoro arabo nasce già con lo zucchero a velo? Ciao. Vieni qua, vieni qua.